Abbiamo parlato in un altro video di score di pulizia della mammella. Chiaramente, se si vogliono tenere gli animali puliti, c'è un solo sistema. E il sistema è quello di tenere le cuccette pulite. Queste sono delle cuccette prefabbricate. Vedete che apparentemente sono abbastanza piene e pulite e si vede un residuo di quella che è appunto la calce, vedete la polverosità, che viene messa una volta alla settimana in questa stalla. In realtà la cosa giusta è tenere impagliata costantemente le cuccette con un impagliatore. In questo caso, in questa azienda, e la paglia viene fatta un giorno sì e un giorno no, e siccome i giorni della settimana sono dispari, c'è un giorno che viene fatta la doppia immissione di paglia all'interno delle cuccette. Ora andiamo a vedere appunto l'operazione di impagliamento. La macchina è molto semplice: srotola il pallone di paglia e, dopo aver confinato le bovine nella corsia di alimentazione, si aggiunge paglia fresca, pulita, asciutta, che rende appunto la cuccetta più confortevole. Chiaramente è importante rimuovere le deiezioni giornalmente dal profilo posteriore della cuccetta, e per tenere la cuccetta pulita è molto importante anche che vi sia un corretto dimensionamento del tubo. In questa stalla abbiamo appena parlato appunto del fatto che le manze svuotano le cuccette, per cui potrebbe essere idoneo aggiungere, diciamo, un tubo sotto la cuccetta a questo livello, che evita l'avanzamento della bovina all'interno della cuccetta, quindi impedisce di defecare all'interno. Ok, con l'impagliatore si cerca anche di fare meno polvere possibile. È logico che una certa polverosità aziendale è la norma, ma sicuramente il risultato di riempimento della cuccetta è un risultato assolutamente positivo e idoneo. Ora vi faccio vedere il risultato finale. In altri video vi farò vedere altri strumenti che consentono appunto di impagliare le cuccette. Ottimo risultato, mi raccomando, anche la possibilità di inserire altri prodotti in cuccetta per sanificare il letto e renderla quindi più igienicamente stabile, per consentire una maggior salute a livello mammario. Chiaramente poi questo tipo di impagliatore si può girare dall'altra parte in modo tale da fare le corsie e le cuccette sia sul lato destro che sul lato sinistro. È un'operazione che dura in questa stalla, per un centinaio di cuccette, circa una mezz'ora dall'inizio alla fine, ed è una mezz'ora che va tutta a vantaggio della salute delle bovine.